Mi ha molto stupito la risposta alla sua interrogazione comunale da parte dell'assessore De Santis, ha detto che c'è stato un menefreghismo di tutta la politica. Loro comunque governano il Comune di Teramo da 6 anni e stiamo parlando di un'abitazione in emergenza abitativa del Comune di Teramo. Sì, in via dell'Ortogrario ho avuto delle foto di una casa cosiddetta popolare, come una volta si diceva, di un nostro concittadino che in una situazione assolutamente di precarietà e piena di muffa, e secondo me non ci sono le condizioni igieniche anche per vivere in una casa del genere. Io ho mostrato anche le foto e loro hanno detto di aver fatto un fondo nel bilancio comunale e le risorse sono poche, lo ha detto sì tra le righe anche l'assessore De Santis, e io avrei voluto rispondere e rispondo: come mai il Comune di Teramo ha investito circa 5 milioni di euro in feste, festini, balocchi e non ha pensato a questi temi che sono dirimenti per la politica comunale? E quindi c'è bisogno di un investimento sostanziale, capillare sull'edilizia popolare, come non è stato fatto e come non è stato fatto anche da questa amministrazione, che ripeto, loro parlano oggi come se fossero appena arrivati ad amministrare la città di Teramo. Sono passati 6 anni e 6 anni sono tantissimi in politica. In 6 anni un'amministrazione pone le basi di quale sia la propria visione, e in questa amministrazione non c'è la visione, l'attenzione al sociale, non c'è, lo hanno dimostrato, c'è l'attenzione alle feste, ai giochi, ai balocchi. È chiaro che l'edilizia popolare pubblica del Comune di Teramo ha nel corso del tempo subito un menefreghismo da parte della politica a tutto tondo. Infatti... Lei perché l'assessore De Santis in fin dei conti le ha dato ragione? C'è stata una sorta di geaccusa da parte sua, è a rischio anche il suo posto in giunta oltre a quello di Valdo di Bonaventura? Ma non lo so, forse è possibile, questa amministrazione e questo sindaco usare le persone, e probabilmente è stato un atto di sincerità, è un atto di chi prende consapevolezza e visione, forse di voler fare qualcosa di diverso, ma che in qualche modo questa amministrazione e questa giunta impediscano anche a lei di muoversi come vorrebbe.